Sezione errori. Gli errori quelli madornali che fanno cambiare idea ad una ragazza circa la tua persona in un nanosecondo. Devi imparare a gestirti, specie se hai fatto una fatica immane ad arrivare a un numero, che sia dal vivo oppure preso in chat. Quindi prima eravate magari su Tinder. Io dico sempre che la parte su WhatsApp è il secondo tempo di una partita e di una conoscenza, quello cruciale, la vera prova del 9, dove tu capisci con chi hai a che fare e lei fa lo stesso, dove capite se ci sarà un proseguo oppure no. Queste cose da non fare mai valgono, come detto, sia se la ragazza l'hai conosciuta in chat, sia se la ragazza l'hai conosciuta dal vivo. Uno, chiedere un appuntamento senza aver preparato il terreno. Spesso e volentieri, anzi sempre, tu scambi il gesto di lasciarti il numero di telefono con una dichiarazione d'amore che lei fa. Il numero vuol dire mi incuriosisci. Vediamo che succede su WhatsApp quando ci addentriamo nella conversazione. 2. Adularla troppo. Sei un maggiordomo? Rispondi. Sei un maggiordomo? Sei nella casa reale di Windsor? Eh? Ti trovi nella casa reale della regina Elisabetta? Non guardarmi così. Rispondi. No. Bene, non serve fare il maggiordomo. Di maggiordomi lei ne ha già. Non adularla. Sa di essere bella. Semmai non dovresti farla sentire così bella. Specie se non lo merita in quel momento. E ti tratta come una lurida pezza da ano. 3. Tempestarla di domande e saltare da un argomento all'altro senza aver sviluppato niente. Lei non è accusata di omicidio. Non ha senso continuare a distruggerla di domande. Impara ad agganciarti alle cose che dice. Ci sono valanghe di miei video stupendi. Idem il passare dall'argomento viaggi e non l'hai sviluppato per bene. Parli di carriera, poi di sogni, poi di cibo. Parlando di tutto ma non sviluppando per bene niente. 4. Dare sempre tu gli input di conversazione. Questa è la parte più difficile, che però impara affiancandoti ad un coaching a distanza o ai corsi dal vivo. Cosa vuol dire dare sempre gli input? È introdurre sempre tu un argomento, dar tu da mangiare alla ragazza e alla conversazione, non facendo apportare niente a lei in termini di sprint e o domande e o spunti. Succede spesso, pensaci. Per far investire la ragazza devi abituarla dall'inizio, sia in chat che dal vivo, a dare qualcosa. Pena un'emozione negativa, un indicatore di disinteresse da parte tua, un fermarti a darle attenzioni. 5 errori grossolani. Chiederle cosa pensa di te, chiedere se le piaci, le è interessata a te, fare miliardi di complimenti, visualizzare ogni sua sorta di storia su WhatsApp o su Instagram, farle presente che ci sarai anche domani, quindi salutarla con ci sentiamo domani, specie se non sai cosa pensa di te, farle audio oltre ai messaggi di testo, specie se lei non lo fa, mandare foto di te, mandare foto nudo di te con il membro in mano che stai facendo un giocoso elicottero, scrivere sempre buongiorno per primo, non tagliare mai la conversazione per primo. Partiamo da qua.